È l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un saluto dunque da parte di Marco Cattaneo. E Stefano Nava. Prova il cross, deviato, palla dentro, attenzione, acqua fresca, salta, arriva Parola, poi dietro, il destro! Con la palla che finisce sul fondo, tentato da Agostini. Va Fini, pallone dentro, Rubinho! E salva clamorosamente sulla linea di porta Biava. Bella giocata adesso del Genoa, grandissima azione, Sculli mette dentro, attenzione, rimorchio, Gasbarroni! Splendida azione di un super Genoa, ma sbagliato la conclusione Gasbarroni. Calcio d'angolo battuto, palla dentro per Ferrari, poi allontanata, attenzione Cemesto, potrebbe andare al controcross, eccolo effettuato, male il pallone, passa, pa, Statopoulos, secondo gol in campionato. Gasbarroni alla battuta del calcio d'angolo, il pallone dentro verso Ferrari che ha provato a calciarlo, poi Sculli, Marchetti respinge, bene il Genoa adesso dopo il gol dell'1-0. Fini. Acqua fresca, gioca dietro per Lazzari che prova il sinistro, palla alta, non di molto. Eccolo argentino, pallone ancora verso Sculli, può anche calciare Sculli, ci prova Sculli e Marchetti gli dice di no. Non è finita l'azione del Genoa, di nuovo con Diego Milito, uno contro uno con Pisano, attenzione alle finte di Milito, c'è anche la possibilità di andare a rimorchio su Thiago Motta, il pallone proprio per il brasiliano, Motta col sinistro, 2-0, primo gol in Serie A per Thiago Motta. Eccolo Conti col destro, palo, grande chance per il Cagliari subito di tornare a meno uno. Fini, il pallone sul secondo palo per Bianco, 2-1, accorcia le distanze il Cagliari con il gol di Bianco. Attenzione Milito, forse con le ultime energie, e ci sarà qua cartellino giallo per Fini e il secondo giallo, rosso in 10 il Cagliari nel quarto d'ora finale. Attenzione allora Matri che lo riconquista, possibilità per il Cagliari, un'occhiata al centro per Matri, palla bassa, Geda al limite, Conti, alto, grande palla gol per il Cagliari. Parola, mettere il pallone al centro dell'area di rigore, con il colpo di testa e la parata di Rubinho che forse dà la vittoria al Genoa. Arriva il triplice fischio finale da parte di Valeri, sono 5 vittorie su 5 partite per il Genoa in casa a Marassi. Questo Genoa oggi ha saputo soffrire, questa è stata la maggior qualità? Sì, oggi al secondo tempo specialmente abbiamo sofferto, però importante è il risultato. Come detto mi ha negato due volte il gol, però sul tiro, il secondo tiro ha fatto gol poi Thiago, quindi siamo contentissimi. Oggi tutta la squadra ha saputo soffrire e abbiamo portato i tre punti a casa. Taglio una curiosità, venendo qui abbracciavi Rubinho e gli parlavi. Oggi non stava benissimo, gli facevamo alla schiena, ma cosa gli hai detto? No, niente, eravamo contenti della partita perché gli ho detto che un paio di rinvii magari me li poteva dare a me, però lui mi ha detto che aveva mal di schiena, io non lo sapevo. Però va benissimo, devo dire la verità che quando si soffre poi e si vince la soddisfazione è doppia. Genoa 16 punti, 15 ottenuti in casa, oggi la gradinata nord diceva grazie ragazzi, forse siete voi a dover dire grazie a loro. Sì, loro sono sempre presenti, l'uomo in più in casa specialmente, quindi anche fuori domenica a Milano abbiamo dato continuità a una grande prestazione con l'Inter e oggi abbiamo fatto un risultato pur non giocando come domenica, però l'importante sono i tre punti.